ci sanziona esattamente per questa cosa, insieme alle altre, insieme alla raccolta differenziata, insieme all'impiantistica, insieme a tutto il resto. E noi viceversa rispondiamo a questa censura, a questa sanzione, a questa multa di 120.000 euro al giorno, più 20 milioni, una tantum. Se noi rispondiamo a questa sanzione, aumentando la quantità di rifiuti che trasferiamo fuori regione, mi pare in qualche modo, se non altro, una condizione distonica, vogliamo dire così, una condizione schizoide, vogliamo dire così, ma è evidente, che è così. Intanto la sollecitazione dei colleghi del Movimento 5 Stelle è una delle opzioni che dovrebbe essere valutata, magari valutata non dal principe o dall'amico del principe di turno, ma da un comitato di esperti, dalla comunità scientifica, dall'Accademia, da qualcuno che insomma ha anche l'autorevolezza per dire qual è la migliore soluzione, quella più compatibile dal punto di vista ambientale per affrontare queste emergenze. La ringrazio, non vi sono altri interventi, contrario a Commissione e Governo, votazione aperta. È il 2.27 Terzoni. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge 2.28 Spadoni. Onorevole Micillo, prego. Sì, Presidente, qui si apre in questo emendamento la differenza poi che c'è tra un mondo di chi vuole i rifiuti inceneriti negli inceneritori e chi vuole il riutilizzo della materia. E appunto chiediamo che, punto primo, questi rifiuti non vengano inceneriti in altri inceneritori perché non cambia il problema. Noi crediamo che gli inceneritori facciano male ovunque, non soltanto in Campania, quindi non chiediamo che vengano trasferiti e non vengano nel nostro giardino per la sindrome di NIMBY. Noi chiediamo che questi temi siano affrontati in maniera più larga possibile, che finalmente venga messa da parte l'incenerimento, che finalmente venga messa quella che i cittadini campani per un piano alternativo dei rifiuti hanno sempre detto, la raccolta differenziata, i siti di compostaggio, il trattamento meccanico manuale, tutto quello che abbiamo sempre chiesto ai vari ministeri e ai presidenti di regione. Grazie.